L'Antico Testamento comprende tre tipi di libri. La prima parte, il Pentateuco o Torah. La seconda parte, i profeti. La terza parte, gli scritti, testi sapienziali, poetici, narrativi. Dopo aver già visto i cinque libri del Pentateuco, e la storia detta deuteronomista, concentriamo adesso la nostra attenzione sui libri profetici. Il canone distingue fra quattro profeti maggiori e dodici profeti minori. I quattro grandi sono Isaia, Geremia e Ezechiele. E Daniele. In realtà Daniele non è un libro profetico e quindi lo prenderemo in considerazione in un altro momento. Passiamo dunque in rassegna questi grandi libri profetici a partire dal primo, il più grande, il libro di Isaia. Si tratta di un autentico monumento letterario e una delle opere più ricche e complesse di tutta la Bibbia. Sono ben 66 capitoli raccolti in questo volume che prende il nome da un personaggio storico vissuto nel VII secolo. Anche se Isaia non è l'autore di tutto questo libro. Gli studiosi moderni infatti hanno potuto, in base a analisi molto precise e approfondite, stabilire che si possono distinguere almeno tre grandi blocchi all'interno del profeta Isaia. E così si è finito per parlare del primo Isaia, del secondo Isaia e del terzo Isaia. Il primo occupa i capitoli 1-39. Primo Isaia perché è il più antico, è l'autore vissuto nel regno di Giuda nella città di Gerusalemme. Fra il 740 e il 701 avanti Cristo. Isaia era un uomo di corte, forse addirittura imparentato con il re, uomo di grande cultura, di notevole influsso politico, ma soprattutto un uomo di fede, un grande della corte che fin da giovane si è sentito interpellare da Dio per essere suo rappresentante. Dobbiamo quindi anzitutto chiarire che il termine profeta, nonostante False interpretazioni che circolano abitualmente, non significa uno che prevede il futuro, ma uno che parla a nome di Dio. Profeta è il portavoce, il rappresentante ufficiale di Dio. E in quel contesto Isaia seppe vivere proprio il suo ruolo di rappresentante di Dio, ne divenne la voce, la parola che attualizzava le antiche esigenze dell'alleanza. Dopo Salomone il regno si era diviso, le tribù del nord si erano separate da Gerusalemme e dalla tribù di Giuda. Gerusalemme era rimasta a capo di un piccolo territorio e la dinastia di Davide governava una piccola realtà. Tuttavia questo piccolo regno conservava le antiche tradizioni e manteneva, molto più del nord, la fedeltà all'alleanza che il Signore aveva stipulato con il suo popolo. Il nord più ampio, più diviso e distinto in tante tribù, era governato da dinastie che si succedevano l'una all'altra con continui colpi di Stato. Molti profeti erano comparsi anche al nord per rimproverare il popolo. Erano predicatori itineranti che noi oggi chiamiamo deuteronomisti. A Giuda invece la situazione era diversa. E il primo personaggio che emerge nella storia della profezia a Gerusalemme è proprio questo grande personaggio politico e culturale di nome Isaia, il quale intervenne anzitutto in una questione politica. Quando si faceva pericolosa la potenza assira, perché il nuovo imperatore Tiglat Pileser III minacciava invasione e conquista di tutti i territori della zona di Canaan, il regno di Israele e il regno di Damasco vollero organizzare una coalizione per andare contro gli assiri. A Gerusalemme Isaia era contrario e la parola di Isaia era determinante nelle scelte politiche. Isaia era contrario alla guerra contro gli Assiri perché teorizzava una profonda fiducia nel Signore, ritenendo che la garanzia di Gerusalemme fosse la difesa di Dio, non la forza delle armi. Non potevano contare sulle proprie forze militari, dovevano fidarsi della potenza di Dio. In un primo tempo Isaia riuscì ad imporre la sua scelta politica determinata da una forte convinzione di fede. Ma la situazione precipitò. Visto che Gerusalemme rifiutava l'alleanza, Samaria e Damasco mossero guerra a Gerusalemme e la città fu circondata d'assedio. Il re si chiamava Akats entrò in crisi, fu preso dal panico, addirittura fece un sacrificio umano, uccidendo suo figlio per ottenere dalle varie divinità l'aiuto e la protezione. Isaia in quella occasione intervenne con un oracolo che divenne famosissimo nei secoli. Andando incontro al re che organizzava la difesa, gli disse, Ascoltatemi bene, casa di Davide, dinastia che discende dall'antico re Davide. Non vi basta stancare la pazienza degli uomini perché adesso vogliate stancare anche quella del mio Dio? E allora sappiate bene che il Signore stesso vi darà un segno. Ecco, la Vergine concepisce e partorisce un figlio e tu, sta parlando al re, chiamalo Emanuele. E prima che questo bambino raggiunga l'età di ragione, vedrai che quei due avanzi di tizzoni fumosi, sta parlando dei due re nemici che assediano Gerusalemme, spariranno dalla scena politica e non ti faranno più paura. Il segno è la nascita di un bambino e la garanzia che il profeta offre è che prima che questo bambino raggiunga l'età di ragione, i problemi che adesso angosciano saranno superati. Probabilmente Isaia intendeva annunciare la nascita di un figlio del re. Gli proponeva anche un nome simbolico, Immanuel, cioè Dio, El, Immanu, con noi. Dio è dalla nostra parte e noi ci fidiamo di Lui. Chiama così tuo figlio e fidati del Signore. Questo oracolo ben datato in un periodo preciso, anno 735, è rimasto nella tradizione dei discepoli di Isaia, insieme a tanti altri insegnamenti del Maestro. E negli anni, nei secoli seguenti, queste tradizioni sono state conservate, riprese, approfondite e interpretate in modo sempre più chiaro. Settecento anni dopo, quando la Vergine Maria concepì e partorì il figlio che venne chiamato Gesù, gli apostoli poi compresero che il senso pieno di quell'antica profezia era l'annuncio del Messia, la liberazione dal potere del male. Abbiamo così un esempio di un piccolo particolare inserito in una grande opera profetica e poetica. Isaia è il profeta della fede. In quella stessa occasione, quando il cuore del re e di tutto il paese si agitò, come si agitano i rami del bosco quando soffia la tramontana, Isaia intervenne raccomandando loro la fiducia in Dio. Usò una espressione. Fondamentale per capire la sua teologia. È un gioco di parole in ebraico. Disse: Imlota Aminu, kilote Amenu. Se non crederete, non avrete stabilità. Avete riconosciuto la radice della parola Amen? L'adoperiamo ancora noi oggi per indicare qualcosa di solido, di stabile, di fondato, di sicuro. Se non credete, ta'aminu, cioè se non vi fidate di Dio e non vi appoggiate a Lui, non resisterete, te amenu, non starete in piedi, non avrete solidità. La solidità di Gerusalemme, per Isaia, è il Signore. La roccia di fondamento è il Signore. Fede è sostanza. Isaia ha insegnato che la fede è il fondamento solido su cui si può costruire una vita. E per oltre 40 anni quest'uomo continuò a ripetere la sua grande lezione politica, la fiducia in Dio è il fondamento dell'esistenza. Ma non venne molto seguito. Si preferì sempre l'alleanza con i vari potenti umani, il ricorso alle armi e alle metodologie della politica umana. E furono fallimenti, uno dentro l'altro. <coughs> Nel frattempo il regno di Samaria era stato distrutto, conquistato dagli Assiri ed eliminato dalla storia. Le tribù del nord furono deportate e scomparvero. Gerusalemme invece, fortunosamente, poter resistere. E ancora alla fine, quando ormai Isaia era un uomo anziano, nel 701, il grande imperatore Sennacherib cinse d'assedio Gerusalemme, ma non riuscì a prenderla. I topi portarono la peste e gli Assiri dovettero abbandonare in fretta e furia l'assedio scappando e tornando in patria. Israele senza combattere vide i morti disseminati sulla strada del ritorno e teologicamente spiegarono che l'angelo del Signore era sceso e aveva sterminato l'esercito assiro. Negli ultimi giorni della sua vita, il vecchio Isaia poté cantare il suo canto del cigno, annunciando che un germoglio spunterà dalla radice di Iesse. Iesse era il padre di Davide. L'albero genealogico come un tronco, un ceppo da cui era stato tagliato l'albero, ma... Anche se sembrava tutto finito, da quel ceppo sorgerà un virgulto. Isaia è il grande profeta che annuncia il Messia, il re, il nuovo re, il discendente di Davide che faccia le cose bene, che sappia mettere a posto le cose. Quando Isaia muore, non finisce la sua tradizione, perché egli ha dato vita a una scuola, a un movimento spirituale, culturale, letterario, che continua nei secoli seguenti. I suoi interventi, gli oracoli, gli esempi, i poemi che ha scritto vengono raccolti dai suoi discepoli pubblicati, aggiornati, interpretati. Ed ecco che due secoli dopo, durante l'esilio in Babilonia, qualcuno legato alla sua scuola riprende quel libro e scrive altri capitoli nasce quello che i moderni chiamano il secondo Isaia, cioè i capitoli da 40 a 55. Altro autore, altra epoca. Siamo verso la fine dell'esilio in Babilonia, intorno al 540, esattamente 200 anni dopo la chiamata del grande vecchio Isaia. Questo è un profeta di cui non sappiamo niente, nemmeno il nome, abbiamo solo l'opera, un'opera di consolazione e difatti il capitolo 40 inizia: Consolate, consolate il mio popolo, parlate al cuore di Gerusalemme e ditele che è finita la sua schiavitù. Il popolo è come l'erba, ma la parola di Dio. Dura in eterno. Quest'uomo fu il consolatore di Israele durante l'esilio in Babilonia. Seppe mantenere viva la speranza e l'attesa. Seppe riproporre con linguaggio nuovo, in una nuova situazione storica, il grande messaggio della fede. E pagò di persona. Questo anonimo profeta che chiamiamo secondo Isaia finì per scontrarsi con la politica babilonese. E venne perseguitato, incarcerato, torturato, ucciso. Questo profeta parlò di sé come il servo di Dio. Cioè, il ministro, colui che era stato incaricato da Dio di rappresentarlo. E fu un servo sofferente. I suoi discepoli, dopo la sua morte, ne parlarono come di un santo e raccolsero le sue opere e aggiunsero la sua celebrazione parlando del servo di Dio, del servo che è stato ucciso per la nostra salvezza, ha portato nel suo corpo i nostri peccati, dalle sue piaghe noi siamo stati guariti, riconoscono i discepoli. Ma secoli dopo, i discepoli di Gesù capiranno che quella parola profetica si applicava perfettamente a Gesù. Il servo di Dio è Gesù in persona. E quell'antico profeta con la parola e la propria esistenza era stato un anticipo, un annuncio, ne aveva dato il segno, aveva orientato la testa e indicato uno stile. Il secondo Isaia aveva annunciato l'imminente fine dell'esilio, ma non vide la liberazione, venne ucciso prima. Un altro, un suo discepolo, vide la fine dell'esilio e il rimpatrio. Fu lui, a guidare il ritorno dall'esilio? Come sacerdote? Probabilmente si può identificare con il sommo sacerdote Giosuè, capo del piccolo resto che ritornò dopo l'editto di Ciro. E questo sacerdote guida del resto è l'autore dell'ultima parte del libro, che chiamiamo il terzo Isaia, dal capitolo 56 all'ultimo, il 66. Questo autore, sacerdote, quando venne insediato nella Gerusalemme appena ricostruita e poté dare inizio di nuovo al culto, tenne un discorso programmatico importantissimo, dicendo, lo spirito del Signore Dio è su di me, per questo mi ha unto con l'unzione e mi ha mandato ad annunciare ai poveri una buona notizia e a liberare i prigionieri. Anche in questo caso noi riconosciamo che queste parole pronunciate intorno al 520 avanti Cristo corrispondono perfettamente con lo stile e la predicazione di Gesù. Quando Gesù di Nazareth cominciò nel suo villaggio, la predicazione partì proprio da questo testo del profeta Isaia per parlare di sé. E nella sinagoga di Nazareth, dopo aver letto il capitolo 61 di Isaia, disse alla sua gente, oggi queste parole si sono compiute nelle vostre orecchie. È Gesù l'inviato di Dio per portare la buona notizia e liberare i prigionieri. Ma ancora una volta... La persona di Gesù viene caratterizzata e descritta con il linguaggio dell'antico profeta. Non è ancora finita la storia di Isaia, perché quella scuola teologica continuò a vivere anche nei secoli successivi, quando nacque ad esempio il movimento apocalittico che annunciava la grande rivelazione dell'intervento di Dio. E allora autori successivi, anonimi, composero dei poemi che inserirono dentro il libro di Isaia. Ad esempio i capitoli 24-27, che costituiscono la grande Apocalisse di Isaia. Oppure i capitoli 34-35 noti come la piccola Apocalisse. Questo enorme libro è cresciuto nei secoli. Un personaggio storico, tanti discepoli e collaboratori, quasi un popolo profetico che, mentre vive, ascolta il Signore, cerca di capire che cosa il Signore voglia cerca di interpretare i segni dei tempi e queste riflessioni le trasforma in poesie, in testi profetici. Col tempo i discepoli capiscono meglio. Gli apostoli di Gesù comprendono che nella persona del Messia tutta questa grande profezia è diventata attualità. E noi? Continuiamo a leggere il libro di Isaia cercando di coglierne questa meravigliosa ricchezza teologica.